italiani valori. Disperazione, ma anche rabbia nel grido di una madre che è sempre rimasta insieme a sua figlia. È il giorno dei funerali di Tiziana, la 31enne che si è tolta la vita dopo che i video amatoriali dei suoi atti sessuali erano finiti in rete, divenendo popolarissimi. La cerimonia funebre inizia in anticipo e dura appena mezz'ora, forse anche per tenere lontani i giornalisti ai quali è stata preclusa la partecipazione. Perché questa bella ragazza piena di prospettive si sia sacrificata non lo sapremo mai, ha detto il sacerdote che ha celebrato le esequie nella chiesa di San Giacomo a Castelnuovo, aggiungendo: abbiamo però la certezza che amava la vita, voleva essere in questa vita. Preghiamo per la conversione di chi vive nella malvagità. I quattro ragazzi ai quali Tiziana inviò i video porno sono indagati per diffamazione e violazione della privacy. Ne aveva passate tante questa ragazza qua. Perché tutti ci sono accaduti contro di lei? Perché? Non ha mai tradito nessuno, non ha mai fatto la pornostar, non ha mai fatto la escort, mai. Gli datene un po' di dignità, quella che ha sempre avuto, e tutti quanti, io sono la mamma, e siamo stati sempre molto dignitosi. Un'agonia mediatica che, dicono i familiari, continua anche dopo la morte di Tiziana e che chiedono di fermare rispettando il loro dolore. Invece il web continua a cavalcare la vicenda, facendo leva questa volta sulle scuse e sul cordoglio, spesso finto e con l'unico obiettivo di spremere questa storia fino all'ultimo click.